Pace, grazie e buongiorno a tutti. Il contenuto di questa serie è chiaramente legato al titolo ed è il mio desiderio di rispondere alle accuse dei vari religionisti, ricordandomi sempre che anche loro amano Dio come lo amo io, che anche loro desiderano conoscere la verità come lo desidero io, e anche che anche loro pensano di credere e di fare ciò che è giusto come lo penso io. Oh, devo ammettere che talvolta mi risulta un po' difficile, come oggi ad esempio, perché io odio il religionismo, che è tutto ciò che cerca di aggiungere qualcosa all'opera completa e perfetta della croce. Odio il religionismo con tutto me stesso. Ma chiaramente amo mio fratello, che purtroppo è intrappolato da una serie di tradizioni, superstizioni e insegnamenti sbagliati, a cui è stato sottoposto per secoli, fin dall'inizio dei tempi. Quindi, ecco il mio quarto intervento per amore del religionista. Oggi rispondo al fratello A.B. Al mio post che affermava nessuno va all'inferno a causa del peccato, si va all'inferno unicamente a causa del nostro rifiuto di ricevere la grazia di Dio e il suo perdono eterno, il fratello A.D. mi ha risposto: con rispetto, dico che Romani 6,23 inchioda in modo lapidario la frase da te espressa. Volevi forse intendere qualcosa d'altro? La morte spirituale e fisica hanno un solo indirizzo. Magari con un pochino di umiltà in più capiresti che la tua frase è fuori dalla storicità soteriologica del cristianesimo. Ok, poi, questo dico io, siccome il concetto viene trasformato da molto semplice a terribilmente difficile, allora decido di fare un esempio di quanto cercavo di dire col primo post. E dico, siccome sembra così difficile carpire il significato di questa semplice frase che ho pubblicato, vorrei fare un'osservazione. Pasquale pecca e accetta il perdono che Gesù gli offre. Paradiso o inferno? O Peppino pecca e non accetta il perdono che Gesù gli offre. Paradiso o inferno? Cosa ha mandato Peppino all'inferno? Il suo peccato o il suo rifiuto di essere perdonato? Dai, che non è difficile. Al che A.B. riparte. Pasquale pecca e accetta è l'inizio della tesi che è fallace. Pasquale nasce per natura figlio di ira, come tutti gli uomini, e Cristo Gesù è l'agnello che toglie il peccato dal mondo e non il mezzo da essere accettato. Questa teologia fa acqua, è alla stregua della salvezza per opere e non permette a nessun uomo di avere pace con Dio. Questo qui entro io. In altre parole, A.B. afferma che non è Pasquale che decide se accettare o no il perdono divino, ma che è Dio che assegna o no il suo perdono a Pasquale, che a Pasquale piaccia o no. Poi A.B. continua. Ti mancano 2000 anni di storia e di soteriologia e si vede le questioni da te poste sono state ampiamente risolte e il pelagianesimo, fra parentesi mette, a cui strizzi l'occhio, è un'eresia condannata. Magari prima di scrivere potresti leggere, forse eviti di fare brutte figure. Grazie, fratello. Un mio amico mi ha fatto vedere il tuo post ed è la mia ultima risposta. Non perdo tempo con chi ha già la sua verità, cestinando secoli di tradizione ecclesiale. Sì, non mi conosce, però ragazzi, proprio non gli vado giù. Ma non finisce qui. Al mio tentativo di sollevare un po' della pesantezza che A.B. aveva portato al mio post, ho messo una faccina che rideva. Apriti cielo. Beato te che ridi, a me viene da piangere nel leggere un pauperismo soteriologico così marcato. Fra parentesi, per coloro che non sanno cosa possa essere il pauperismo soteriologico, rappresenta la totale povertà mentale a riguardo della salvezza. Grazie, fratello A.B.
Ma lui continua: una salvezza alla mercé della schizofrenia umana. Per la grazia di Dio, Gesù ha salvato anche da quel peccato che ti separava da lui, senza chiedere la tua scelta. Ok, prima di tutto, siccome abbiamo a che fare con una persona chiaramente colta e informata, sono andato sull'internet a vedere chi era questo signor Pelagio, in quanto io onestamente non lo sapevo. Oh, Pelagio era un monaco che visse tra la fine del 300 e l'inizio del 400 d.C. Pelagio insegnava che gli esseri umani nascono innocenti senza la macchia del peccato originale ereditato da Adamo. Oh, egli credeva che Dio ha creato ogni anima umana originariamente senza peccato. Pelagio credeva che il peccato di Adamo non avrebbe condizionato le generazioni future dell'umanità, in quanto ognuno è responsabile, con le sue scelte, di seguire l'esempio di Adamo o quello di Gesù Cristo. Ecco, questo modo di vedere le cose divenne noto come il pelagianesimo. Ok, caro Abi, prima di tutto, mi dispiace tanto che, pur non conoscendomi, ti senti in dovere di giudicarmi così pesantemente. Non perdo tempo con chi ha già la sua verità cestinando secoli di tradizione ecclesiale. Wow! Come se io non fossi altro che un piccolo idiota, appena nato di nuovo, che si permette di mettere in dubbio i dettati eterni ed intoccabili della Santa Ecclesia. Dettati che fin dall'inizio della storia della Chiesa sono stati adattati a questa o a quella corrente di pensiero. Policarpo, Ignazio, Clemente, Roma, Costantinopoli, per non parlare degli stessi Pietro e Paolo, che litigano in Galati 2:13 quando Pietro si rifiuta di andare a mangiare con i gentili. Solo perché in testata c'è scritto catechismo o scuola biblica o tradizione ecclesiale, non fa il contenuto veritiero. Ed ecco il motivo per il quale Dio ci ha dato lo Spirito Santo, per controllare la validità del pensiero umano. Giovanni 16:12-14 dice: ho ancora molte cose da dirvi, questo è Gesù, ma non sono ancora alla vostra portata. Ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in ogni verità. Lo Spirito vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. La parola greca anangelo. Sentite, Vangelo. Oh, quantunque tu abbia tutto il diritto di pensare che io sia un piccolo idiota arrogante, che non ha capito niente della tua storicità soteriologica del cristianesimo, hai tutto il diritto di pensarlo. Forse potresti concedermi il beneficio del dubbio, visto che, giudicando dalla tua fotografia su Facebook, probabilmente io mi sono convertito prima che ancora tu nascessi. Comunque, visto che siamo nel bel mezzo dell'alta dottrina, con tutte le sue debite parolone e concetti così complicati che sembrano voler rinnegare la semplice dichiarazione di Gesù che il suo giogo è dolce e il suo peso è leggero. Quindi vediamo se riesco a capire di cosa il fratello Abi mi accusa. Oh, penso che sia il fatto che io credo che la redenzione è universale. Giovanni 1:29, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ma la salvezza è personale. Romani 10:13, chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Mentre il fratello Abi crede, o così almeno mi sembra di capire, che tutti sono salvati, che accettino il sacrificio di Cristo o no. In altre parole, la mia mancanza di umiltà, che mi impedirebbe di capire che la mia frase è fuori dalla storicità soteriologica del cristianesimo,
sarebbe il fatto che io non credo che Pasquale, e fra parentesi che tutti i Pasquali del mondo possano perdonarmi, che Pasquale non abbia il diritto di scegliere o meno il perdono offertogli da Gesù, in quanto Dio lo ha già perdonato a prescindere dalla sua scelta. Ma che io sono convinto che Pasquale va a finire nei guai non perché pecca, ma perché rifiuta il perdono che Gesù Cristo gli offre. Oh. Vediamo cosa dice, come la metti tu, la mia verità. Solo un versetto, e ce ne sono a centinaia. Un versetto molto, molto famoso. Giovanni 3, dal 14 al 16. Oh, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui, sottolineato, chiunque crede in lui, non perisca, ma abbia vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui, ha sottolineato, chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Oh, vediamo come questo chiunque crede in lui deve essere interpretato alla luce del serpente che Mosè innalzò nel deserto, che è un'ombra e un'immagine di Cristo sulla croce. Numeri 21, dal 5 al 9. Dice questo: il popolo quindi parlò contro Dio e contro Mosè, dicendo: perché ci avete fatti uscire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo miserabile cibo. Stavamo parlando della manna. Bellissimo, manna che è un'ombra, un tipo di Gesù Cristo. Quindi stavano dicendo: siamo nauseati dall'immagine di Cristo, del Messia. Allora l'Eterno mandò fra il popolo dei serpenti ardenti, i quali mordevano la gente e molti israeliti morirono. Così il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro di te. Prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo. Bellissimo. L'Eterno quindi disse a Mosè: fai un serpente ardente e mettilo sopra un'asta. Nota bene che l'Eterno non dice: no, ma quale? Ma neanche per sogno. Ma mi sono stufato di questa manica di increduli che non fanno altro che piangere e lamentarsi di tutto. No, invece no, guarda che strano. Immediatamente l'Eterno dà una via di uscita. Non è cambiato niente. Dà una via di uscita. L'Eterno quindi disse a Mosè: fai un serpente ardente e mettilo sopra un'asta, e avverrà che chiunque sarà mosso e lo guarderà vivrà. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra un'asta, e avveniva che quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, viveva. Ok, notate bene che se guardava, bellissima ombra della croce. Oh, primo. Serpente, non agnello. 2 Corinzi 5:21 dice che Dio ha fatto essere peccato colui che non conosceva peccato, che conferma Giovanni 3:14. Il serpente è la fonte di veleno che uccide Israele. Gesù diventa peccato, peccato che è la fonte che uccide noi. Secondo, Nechoshet, che è la parola ardente, vuol dire rosso come il bronzo, lega, unione di due metalli, rame e zinco in questo caso. Il colore del Messia, unione di due nature, figlio dell'uomo e figlio di Dio, coperto di sangue sulla croce. 3. Neis asta. Ma quanto doveva essere alta quest'asta per essere vista da tutti? È la stessa parola in Esodo 17:15. L'Eterno è la mia bandiera, Jehovah Neis, giovanissi. Se guardava, la parola guardava nell'ebraica originale, la parola navet, che non è nel senso di guardare nel vedere, ma guardare con considerazione. In altre parole, considerare. Il potere non era in quel serpente, ma era nella promessa fatta da Dio a suo riguardo. Ecco perché è completamente stupido portarsi crocifissi al collo o che penzolano dallo specchietto retrovisore nella macchina. Non è l'amuleto che conta, è la promessa di Dio che è dietro quell'immagine, quell'ombra.
Tanto è vero che 2 Re 18:4 dice: Ezechia rimosse gli alti luoghi, frantumò le colonne sacre, abbatté l'Asherah e fece a pezzi il serpente di bronzo che a Mosè aveva fatto. Perché fino a quel tempo, state a sentire, se vi ricorda qualcosa, fino a quel tempo i figli di Israele gli avevano offerto incenso e lo chiamavano Nehushtan. Ok, comunque, rileggiamo Giovanni 3, da 14 a 16. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui, vi ricordate, chiunque guarda, chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Oh, l'azione necessaria alla guarigione dal veleno del serpente era decidere di, e se, guardare con considerazione, in altre parole approvare, credere il serpente sull'asta, credendo che quel serpente risucchierà il veleno che uccide, e questo risultava in sopravvivenza. Oh, l'azione necessaria alla salvezza dalla morte spirituale è guardare con considerazione l'agnello sulla croce, credendo che quell'agnello risucchierà il peccato che uccide, e questo risulta in vita eterna. Oh, caro fratello AB, non c'è bisogno di scegliere? Amore mio, io dico di sì. Siamo salvati per grazia, non finisce lì, attraverso la fede. Efesini 2:8. La grazia offre, ma la fede deve ricevere. Quelli che guardavano il serpente, credendo nella promessa fatta da Dio attraverso Mosè, sopravvivevano. Quello che non lo guardavano, perché pensavano fosse tutta una bufala, morivano. Quelli che guardano Gesù Cristo, credendo alla promessa fatta da Dio attraverso la sua parola, sono salvati e vivranno per sempre. Quelli che non lo fanno, a te la conclusione. Oh, termino con questa citazione dal Vecchio Testamento, che è ripetuta ben 3 volte nel Nuovo. Per essere più precisi, 3 volte nella lettera agli Ebrei, capitolo 3, versetto 8, versetto 15 e capitolo 4, versetto 7, che dice: Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ergo, esiste la possibilità di che cosa? Di indurire i tuoi cuori, il tuo cuore. Quindi, caro Abì, pur dubitando che quanto ho appena riportato, vista la durezza con la quale ti relazioni con me, abbia la minima influenza su quello di cui sei convinto, spero e prego che almeno ci farai un pensiero. Il resto lo lascio allo Spirito Santo, che ti ama disperatamente e desidera che anche tu conosca la verità. Un abbraccio a tutti e uno speciale a te, fratello AB. Ci vediamo mercoledì sera.